ed è pieno di colline verdeggianti, di storia, di pianure, città d'arte, tradizioni, letteratura, poesia, dove a noi però, ecco, in sostanza, soprattutto, piace mangiare. Per spiegare perché siamo qua e chi siamo. Concerti sono una chiave fondamentale perché uno, levano le persone davanti alla televisione. Diciamo sempre il nostro modo di riappropriarci di quella che è la missione del fare musica a Roma. Un progetto di un gruppo informale di 12 persone convinti di poter riscoprire quello che è il senso sociale di fare musica. Francese ed è un diritto che comprende tutta una serie di facoltà di carattere morale, di carattere economico. Queste sono le due facoltà, cioè le due grandi categorie che si riferiscono ai diritti d'autore nella nostra concezione europea e sono un diritto strettamente collegato alla personalità dell'autore, a differenza del copyright statunitense in cui il diritto soprattutto collegato a lo sfruttamento economico e non è detto che abbia alcuna rilevanza la personalità dell'autore, anzi. Nasce come reazione degli anni 90 all'interno del MIT al sistema del cosiddetto software proprietario. Avvicinare il concetto di copyright alle altre opere dell'ingegno e in primis alla musica nasce contemporaneamente, parallelamente, intorno al 2000 in America
grazie ad un'organizzazione di attivisti, volontari, tecnici e giuristi, Creative Commons, che appunto vuole commutare i principi proprio di libertà del copyleft nell'ambito delle opere dell'ingegno. Questo per far sì che il diritto d'autore o il copyright nella versione digitale delle opere dell'ingegno abbia un approccio più flessibile. Incontrare una persona, poi dopo certo viene anche ascoltare la musica, ma ascoltare la musica a priori per me è difficile. Quindi secondo me la soluzione principale è lavorare e puntare tutto quanto sui concerti. Il problema è che in Italia non ci sono i posti, non ci sono le attrezzature, i locali che fanno musica dal vivo sono in grossa difficoltà, sono massacrati dalla SIAE che non solo non li aiuta, ma lì li mette in difficoltà a lavorare. Vado in giro e sto suonando quasi ormai in posti tipo che non sono ufficiali, cioè nel senso sono mi fanno appunto un convegno lì, mi invitano, poi andiamo a casa di quello suonando. La crisi del supporto mette ancora più in primo piano l'importanza dell'opera. Io non mi identifico con il CD dell'artista, io mi identifico con l'opera. Se mi arriva attraverso un altro supporto, che problema c'è? Cioè è un problema di chi fa quei supporti, non di noi che ascoltiamo o facciamo musica.